Calliopea, vi voglio parlare della radichiella, una crepis, una delle tante del genere, una selvatica commestibile che io raccolgo in questo periodo proprio per depurarmi e per mangiare cibi sani che da sempre la natura ci offre. La radichiella, vedete, è una pianta simile al tarassaco, anche se le foglie, se andiamo a vedere, sono più pelosette, vedete i peli? Anche la frastagliatura è diversa, vedete, più morbida se volete al tatto, meno liscia, e tante volte le coste fogliari presentano queste nervature rosse. Si raccoglie appunto staccandola, tagliandola alla base, qui al colletto. Il gusto è quello della cicoria amara, del tarassaco, ricorda questi gusti, anche se è più delicata se vogliamo delle cicorie. Si cucina nello stesso modo, bollita, condita con olio limone, saltata in padella, nelle frittate, come volete. Ecco, vedete le foglie, questa frastagliatura, dicevo, diversa da quella del tarassaco, che ha foglie più lisce. Una pianta commestibile, depurativa per il sangue e per il fegato, di cui ho parlato nel mio blog e vi ho raccontato qualcosina. La raccolgo prima della fioritura, che avviene fra pochi giorni, adesso siamo a marzo, per cui i fiori sono dei capolini gialli, simili al tarassaco, ma più piccoli. Se assaggiate le foglie anche direttamente dalla pianta, sentirete proprio il classico gusto di radicchio, di erba amara come le cicorie, quindi non vi potete sbagliare, questo è anche un altro indice per riconoscerla. E qua c'è Leo che viene ad annusare, vedete? Leo, fai, ecco, è bravo. Comunque è una pianta amarognola depurativa. Adesso devo spostarvi Leo, scusate. Spero di avervi fatto cosa gradita e vi auguro buona giornata.